anzi la quarta prova, quella finale, sarà semplicemente quella di correggere una carta dei vini con degli errori. Quindi questo è quello che lui dovrà fare. Aspettiamo ancora un secondo che i nostri colleghi ci servano i vini e poi partiamo. Tutto chiaro? Sì. Domande? No, dopo sì. Dopo, domande, domande lasciamole più tardi. Lasciamole dopo, ok. Benissimo. Credo che un fatto importante sia comunque il saper gestire l'emozione, perché poi stare qua sopra non è facile. Ci siamo passati, ci sono passati per tanti anni, quindi so. La cosa che invece mi piace sottolineare e sono contento di poter dire è che i ragazzi stamattina sono stati veramente bravi, hanno dimostrato di essere qua non per caso e quindi questo ci riempie di gioia e di orgoglio. Quindi oggi vogliamo semplicemente tirar fuori quello che hanno già fatto vedere stamattina, hanno fatto vedere nel corso della loro strada fatta in associazione da Amazon. Il tutto durerà più o meno 20 minuti, quindi 20 minuti a concorrente. Ok, ci siamo. Io mi sposto, ti lascio tutto il palco e ti faccio partire il tempo, ok? Io non ti chiamerò il tempo, tu hai 9 minuti da questo momento. Prego. Il primo campione in esame è uno spumante cristallino. Giallo ballerino con dei riflessi mandolini, ha un perlage abbastanza persistente, delle pollicine un po' grossolane. A naso i primi sentori sono di un fruttato maturo, una mela, una albicocca, un floreale, una glicine, una leggera nota minerale. È un sentore di lievito di questo di pane appena accennato. Comunque nel complesso sono dei profumi molto, molto fini, molto, molto complessi, ampi e variegati. In bocca l'impatto con la pollicina è predominante. Pian piano si calma con il procedere delle morbidette, una buona quantità di glicerina e di alcol, compensata però anche da una sapidità che pian piano viene fuori, accompagnata anche dalla freschezza. Un vino di corpo, con una buona intensità e una buona persistenza in finale, equilibrato. Di qualità fine, armonico nel complesso. Quello che ritrovo nel bicchiere, quello che trovavo nello sfatto, lo ritrovo pienamente anche nel bicchiere. Un punteggio sugli 82 punti. Il secondo campione in esame è un giallo al pallerino, leggermente più carico, tenendo verso il dorato, cristallino al tempo stesso. Un perlage molto più fine, molto più persistente, anche le bollicine sono più fini. A naso i primi sentori sono quelli di fruttato maturo, quasi surmaturo, sempre di mele, di pesche, di albicocche. Dei piccoli accenni di arancio e canditi, agrumi. Dimenticavo anche delle note floreali, del floreale un po' appassito, del fieno e anche del minerale. In bocca è caldo, entra molto morbido, piacevole. Si equilibra bene anche con tutto quello che è il rapporto delle durezze, della solidità, della freschezza. Un vino di corpo, la parte del settore amarognolo, la retrogusta amarognolo, data dagli lieviti, si fa sentire nella retrobuca. È intenso, persistente, un'ottima qualità.
armonico anche nel complesso con lo sfatto con la vista. Punteggio su 84, 86 punti. L'ultimo campione preso in esame è un giallo pannierino tendente a dorato con dei riflessi dorati, un perlage, può essere che anche il bicchiere mi accompagni bene, però vedo delle bollicine di fondo grosse, consistenti. Il naso è complesso, fine, degli odori molto niti, molto di frutta matura, della frutta, della mela, della pera, della bicocca stesso. Floreale, sempre difficile, si trova un profumo di rosa. Una nota minerale, sempre presente anche in questi tre spumanti. Nel complesso fine. In bocca questo vino esalta più quello che sono le durezze, la freschezza, la serenità, a scapito un po' di quella che è l'alcol, della morbidezza, un po' meno morbido rispetto agli altri due vini, sempre così. Sempre meno di corpo, ha una minore intensità gustofattiva, anche campai è meno persistente, comunque è sempre un vino fine, sempre di una qualità fine, armonico, che nel complesso delle tre valutazioni si conferma. Ok, grazie mille, molto bravo. Dunque, la seconda prova, qual è? Questa qua, vieni pure, avrai 6 minuti di tempo per relazionarti con i commensali, per prendere visione del menù scelto dai commensali, dopodiché loro ti faranno due domande. La prova sarà praticamente contigua, collegata alla terza, quindi fatte le due domande, date le due risposte, loro ti chiederanno un'altra cosa. Da lì partirà il tempo per la terza prova, che è quella di servire l'aperitivo, ok? Quindi ti lascio pure, inizia. Buongiorno signori, benvenuti nel nostro locale. Vi posso portare dell'acqua nell'attesa? Della naturale gasata? Partiamo subito. Vuole voi scegliere tu? Voi il menù. Lascio parola alla mia signora. Certo, prego. Le faccio visione del menù. Come antipasto vi posso proporre una tarta di tonno con avocado e cogli di pomodoro e cumino, una spiccata tenerifrasta accompagnata del tonno. Poi potremmo passare a una bruttata di asparagi. Sì, perfetto. Grazie. A questo menù che abbiamo scelto lei potrebbe abbinare tre vini possibilmente sfumatizzati. Certo. Allora, con la volontà di asparagi, le corde di scampo e basilico, piccole sale, con una secca vittoria grattugiata, portafoglio di scatrice. Allora, con la tarta di tonno, l'avocado, un avocado e quelli di pomodoro e cumino, e la volontà di asparagi con le corde di scampo e basilico, proporrei un prosecco brutto di Valdobbiadene, mentre con il dice le salve, con le secche buttate e grattugiata, il portafoglio di pescatrice col fegato grasso, andrei già su un extra dry, sempre un prosecco extra dry, millesimato da questo punto di vista, con un residuo cuccherino maggiore, mentre con la mousse di pistacchi di Bronte, sul pan di Spagna, cioccolato, cipollino di caffè, andrei su, le potrei proporre un fior d'arancia mascato. Ok. Grazie. Volevo adesso che tu proponessi a questo menù tre vini a tua scelta, senza vincoli. Sei libero di spaziare dove vuoi. A te. Perfetto. Sempre con le prime due portate. Partirei con un... Partirei con un suave classico, un
di Sfogo Classico di Tamellini 2010, vino leggero, vino fresco, sapido, con una grande pulpidetta. Un difficile sardo, come dice, che ho avuto grattugiata il portafoglio di pescatrice per fegato grasso e tutto in crema di mela. Proporrei un vino bianco un po' più strutturato, uno chardonnay affinato in barrique, molto in botte, magari anche ce l'ho della sala, potrebbe essere una buona soluzione tagliato con pellegrino. Con la busta di pistacchi di Bronte, succo di Spagna, cioccolato e spuma e caffè. Andrei con un ricciotto di soave, con una garganica in purezza, di soave, sempre di Tamellini. Grazie, in attesa del menù, ci puoi servire un aperitivo? Certo. Grazie. Hai 5 minuti, ok? Grazie. Storico della Fiera Perugia Margotti. Ok, velocissimo, quindi il tempo a lui ti avanza, questa è una dimostrazione di progressamento. Ok, vieni pure qua, adesso ti apparirà una carta dei vini, avrai 2 minuti di tempo per leggerla e per mettere in risalto gli eventuali errori che puoi trovare, ok? Prosecco dopo superiore della CG Cuve Storica Cantina Malvolti. Non è un prosecco superiore della CG, è una cuve storica, prima anche la signora. Non è un prosecco superiore della CG, è solamente una cuve e non ha la dimensione del corpo. Il prosecco superiore di CG Capo di Stato Monte Lorgiano Esparì, non è un prosecco superiore di CG, è un Monte Lorgiano del CG, forse. Prosecco del CG Rustico Nino Franco, giusto. 25 anni Celebration Prosecco dopo Trisa Storia, penso sia giusto. Prosecco del CG Millesimato Collo Terapia. Quando viene superiore di partite del CG, etichetta Fuzzi e Lorgiano.
Vabbè, se Cornelia non lo conosco, non lo so. Prosecco superiore del 600° di Rive, Giordiano per la vista. Giordiano per la vista, dovrà essere un attimo in faccia tua. Ok, grazie mille, un applauso. Applauso. Intanto